Poi ci risentiamo comunque, non è Sì, che... no, sì, no, mi farò sentire anch'io Sì. prossimamente. Adesso vedo come va, se, comunque penso di aver superato lo scoglio più grosso, che era questo di mixare due piattaforme e tornare, perché è come se devo fare uno split mentale fra come operavo prima e come invece devo operare adesso, con le discrepanze di pips, le entrate, eccetera. Devo solo guardarci un po' di più, tutto qua, insomma. Certo. Il metodo posso solo dire che sì, ne ho visti anche altri così per curiosità, ma comunque tu per me rimane sempre il migliore. Io non sono nessuno, faccio Per carità, vedere anche no, ma mi te, fa ma rimane piacere. sempre, cioè, a livello di semplicità, di chiarezza, e soprattutto io penso che queste cose dove tu vedi veramente l'andamento del mercato sia una genialata, cioè una cosa che veramente ti aiuta a livello concreto a dire ok, dove ti aiuta a vedere dove sto in questo momento e qual è una buona probabilità di dove mi posso trovare fra un po'. Quando tu sai quello, il 50% della tua operazione oppure anche di più è già fatto, perché se tu già Certo. sai qual è la direzione del mercato o come il mercato si andrà a comportare in base a quello che vedi, è il trading, cioè quello è l'essenza del trading, secondo me, Fa andare sul differenza, duro. sì. Invece, se no, un altro dovrebbe avere un'esperienza, ecco, come la tua di 20 anni, che ha visto 3 miliardi di pattern sempre la stessa cosa, e magari riesce a farlo anche senza indicatori. Però, Sì, ma non è ecco, così facile, per fidati. un neofita come me, questa è in un certo senso il sacro graal, perché mi dà un edge a livello probabilistico che io penso che un qualsiasi altro trader non ha, che non usa queste cose. Ed è oro proprio Mi fa piacere. colato. Poi il mio è sicuramente, come si dice, un'opinione non da esperto, ma no, ho fatto anni e anni di trading, passato 3.000 piattaforme, eccetera. Però io ero uno che sistematicamente perdeva con tutti gli altri metodi che ho usato, e questo invece è il primo dove riesco ad avere, non dico la certezza, ma una buona confidenza di quello che sto facendo, di quello che succederà e soprattutto di cosa devo fare. Anche perché secondo me, quello che ho visto io, altre persone che bazzicano, se mi passi il termine, Certo. nell'ambito di insegnare a tradare le azioni, queste cose qua, tralasciano molto questo discorso della psicologia. Invece dovrebbe essere la prima cosa che metti sul piatto, e poi, anche se so che la gente non sarebbe attirata, così, però è la prima cosa che uno dovrebbe insegnare, e poi dovresti mettere gli indicatori, perché se uno non impara la psicologia di questo mestiere, non va da nessuna parte. No, no, no. Anche se sotto il culo c'è una Ferrari, è come se ce l'avessi un garage. Assolutamente, ma vedi, io nei video l'ho detto più e più e più Più volte. volte l'hai stressato. Sì. Capisco che ci sono persone, insomma, che queste cose non le vedono perché sono forse accecati dal, non so, dal fatto che devono guadagnare, che gli è stato insegnato in modo diverso, eccetera, eccetera. Io sono abbastanza vergine, e in questo senso sono anche fortunato, insomma, avendo poca esperienza. A me ha risuonato molto questo discorso, infatti, se ti ricordi, la prima cosa che ti ho Certo, chiesto è il libro sulla psicologia, non ti ho chiesto gli indicatori. sì, verissimo. Tu Però sei in partito dal generale, libro prima. sì, perché ho sempre creduto che gli indicatori non, da soli non possono essere la chiave, se no avremmo una miriade di gente che ha successo nel fare il training, e non è così. Ma infatti è vero, io sono il primo a dirlo. Ti ricordi nelle slide quando ho scritto: Sì. ricordate sempre che l'indicatore più potente che potete avere è la vostra testa, perché il resto, se no, sono linee, punti colorati e nulla più di questo. Le parole a memoria me le ricordo, perché tanto le ho scritte io. Quella è, cioè, quando senti la prima volta tutte le cose, sai, ci passi sopra, perché non, anche perché assorbire tutto in un botto è difficile. Però, col senno di poi, avendo affrontato quello che ho affrontato, sono 6 mesi che faccio questa cosa, non è Sì. che sono anni e anni, però avendo visto tutti i pitfall e tutte le cadute in cui mi sono ficcato da solo, il 90% delle volte quando ho sbagliato era perché io psicologicamente avevo un mindset sbagliato quando ho cominciato a fare operazioni. Punto. Sì.
e questo ha inficiato l'analisi, ha inficiato tutto il resto. Sì, 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 verissimo. Bene, mi fa piacere che il mio contributo, quindi sia dal lato tecnico che psico-emozionale, sia servito, dai. Sì, sì, cioè, se potessi passare un messaggio di quelli che vogliono acquistare questi indicatori, prima fatevi, cioè, fatevi una buona esperienza a livello emotivo, certo, intanto imparate gli indicatori e tutto il resto, ma soprattutto concentratevi i primi mesi sulla vostra beh, ma in questo allora il percorso che io suggerisco, che è quello di andare per gradi e fare in un certo modo, dai, è finalizzato a quello. Solo che come avrei visto tu, l'ho visto anch'io per me stesso, spesso quello che succede è che diventi avido, vuoi soldi, vuoi risultati subito, perché la società di oggi ti spinge a volere tutto e subito senza nessun tipo di sacrificio, e molti non se ne rendono neanche conto, che ragionano così, e questo purtroppo porta spesso a soffrire, insomma, ad averci delle esperienze che non sono positive. Certo. È verissimo. Bene, ok. Luigi, io ti saluto, poi ci aggiorniamo, dai. Certo, va bene. Ok? Buona serata, allora, buona giornata. Ciao. Guarda, mi scollego da qui, ok, sono fuori, ok. Ciao di nuovo, buona giornata. Ciao Luigi, ciao.